bisogna rendere competitivi tra di loro le diverse tipologie contrattuali e quindi pensiamo che per promuovere il contratto a tempo indeterminato bisogna provare a farlo costare di meno. Quindi non immaginiamo obblighi o vincoli, immaginiamo una modalità competitiva, un contratto che specialmente nella fase di ingresso, quando un giovane entra nel mercato del lavoro, l'imprenditore possa scegliere di usare il contratto a tempo indeterminato perché costa meno. Questo il pensiero del ministro del lavoro Giuliano Poletti a Napoli per un convegno organizzato dal Ministero sul lavoro sommerso. Commentando poi le proposte di Confindustria, il ministro Poletti spiega. La posizione del governo sul tema del lavoro è, credo, piuttosto chiara perché abbiamo una legge delega in Parlamento depositata, quindi cosa pensiamo di fare è chiaro. Confindustria ha espresso una propria opinione, adesso non abbiamo ancora approfondito puntualmente il documento perché ci è stato consegnato ieri, ma per molte cose ci sono, come posso dire, una consonanza almeno nei titoli, poi bisogna vedere se lo svolgimento dei temi è, come posso dire, in qualche modo simile. Assolutamente intollerabili le minacce e le aggressioni subite dagli ispettori del lavoro, afferma poi il ministro Poletti. Un messaggio chiaro rivolto soprattutto ai circa 200 ispettori del lavoro che erano in piazza a Napoli a protestare con manifesti e striscioni per chiedere una maggiore tutela dopo l'escalation di violenza nei loro confronti, nata all'indomani del suicidio del commerciante di Casalnuovo. Assolutamente ingiustificato anche il comportamento di chi ha assunto una parte della realtà come un dato assoluto, non ha ascoltato le ragioni degli ispettori, che sono la rappresentanza dello Stato, che sono i soggetti che sono in prima linea di fronte a questi problemi. Quindi bisogna assolutamente sforzarci, noi lo faremo come governo, io lo farò come ministro, per cogliere anche la peculiarità, la particolarità della situazione di queste persone che sono inquadrate all'interno della pubblica amministrazione in termini generali, ma che hanno una caratteristica del tutto peculiare che è quella di essere ispettori.